È abbastanza grave per la disoccupazione, ma non solo qua locale, ma anche a livello nazionale. Sul territorio sicuramente c'è bisogno di sportelli di orientamento per i giovani, per orientarsi verso, in sinergia anche con la Camera di Commercio, creare un supporto e creare questi uffici di orientamento con persone esperte e professionali. Sicuramente vanno indirizzati e certamente va sviluppata la zona sul territorio. Quando riguarda l'amministrazione locale, certamente devono sviluppare l'area PIP, cioè cercare di incentivare le industrie a venire a investire sul territorio di Mercato San Severino, magari con delle agevolazioni, almeno sui servizi amministrativi. E sul costo poi, insomma, delle metrature del terreno dove poi costruire queste fabbriche. Qua ci troviamo al centro di Mercato San Severino, come vedi ci sono tanti giovani, persone anche anziane, e la disoccupazione non riguarda sicuramente solo i giovani, riguarda sicuramente anche i padri di famiglia. Perché si parla tanto dei giovani, ma non si parla della disoccupazione del padre di famiglia che poi va a mantenere il giovane sia a scuola e sia a livello familiare. Con questo faccio un invito alle amministrazioni di agevolare soprattutto le associazioni, che siano di volontariato o di promozione sociale, e sicuramente di creare gruppi di progettazione per accedere ai fondi sia regionali e sia europei, perché noi sul territorio, ma anche a livello regionale, a volte i fondi ritornano indietro perché non c'è progettazione. Quindi sono milioni di euro che vanno dispersi. Poi nella ricapitalizzazione che succede? Che all'Italia, alla regione che non ha presentato i progetti, non vengono più erogati il tot di milioni di euro, ma sicuramente molto di meno, semplicemente per una mancanza di studi, di coordinamento e di sinergia tra gli enti per fare progettazione con le associazioni sia di promozione sociale e anche del volontariato. L'intervista è un incontro per caso a cura di Raffaele De Chiara. Cosa dei pezzi del violino? Mamma mia! Cosa vuoi dire? No, è il microfono.